Buongiorno, sono Gaetano Principale delle profumerie P&B. Buongiorno, e io sono Enzo Materia del gruppo P&B Profumerie. Da quanti anni è in attività la profumeria e da dove deriva il nome dell'insegna? La profumeria nasce nel 1986, l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. PB sono le iniziali dei nostri cognomi, Principato e Bonanno, che è il cognome di mia mamma. C'è un ricordo della vostra infanzia che vi ha fatto capire che la profumeria sarebbe stato il lavoro della vostra vita? Durante il periodo del liceo scientifico, io venivo ad aiutare mio padre volentieri. Il periodo natalizio era il periodo in cui c'era il culmine della confusione, e mi ricordo che in quel periodo interagire con la clientela mi ha fatto capire che questo sarebbe stato il mio futuro. Se non aveste intrapreso la strada della profumeria, cosa vi sarebbe piaciuto fare? Se non avessi fatto il profumiere, avrei continuato gli studi. Dopo che ero iscritto in giurisprudenza, ero predisposto a fare l'avvocato. Infatti è stata una scelta durissima, però alla fine ho fatto la scelta più giusta. Raccontateci un aneddoto particolare che avete vissuto questi anni in profumeria. Sì, certo. Abbiamo un paesino qua vicino che si chiama Gualtieri Sicaminò. Un giorno entra un cliente e chiede alle ragazze il profumo di Giovanni Paolo di Gualtieri. I ragazzi sono rimasti allibiti. A quel punto mi hanno chiamato e io subito, senza dire niente, ho preso Gian Paolo Gualtieri e l'ho portato al cliente. Il cliente, senza battere ciglia, ha detto: perfetto, è questo. Perciò in profumeria ci sono parecchie case di questo genere. Descrivete la profumeria con 3 aggettivi. La profumeria è dinamica, innovativa e ambiziosa. Vorrei citare un famoso film di Orlando Bloom, in cui lui, parlando di Gerusalemme, ha detto: da Gerusalemme è tutto e Gerusalemme è niente. Io dico la stessa cosa per la profumeria. La profumeria è tutto e la profumeria è niente. Siamo noi che la facciamo.